Ben ritrovati per un nuovo appuntamento con l'informazione. Catania, capitale delle banche. Oggi infatti si sono dati appuntamento i vertici dell'ABI per un incontro promosso dalla stessa associazione sullo sviluppo del territorio. Sentiamo il presidente Antonio Patuelli. Quelli che sono stati i passi in avanti compiuti dal governo del presidente del Consiglio Matteo Renzi per omogeneizzare di più le normative italiane alle medie europee, in particolare per quello che è il diritto del lavoro Job Act e per quello che è la velocizzazione delle procedure del diritto fallimentare e per tutto ciò che ci avvicina alla media europea. Noi non possiamo stare in Europa con delle normative diverse o contrastanti dell'Europa. L'aggressione ai patrimoni mafiosi, una delle principali attività della polizia di Catania nell'anno che si è appena concluso, è uno dei risultati più importanti raggiunti dalla squadra mobile, dalla polizia sezione anticrimine. Siamo intervenuti sui vari fronti, dalla criminalità organizzata, che è quella che ci interessa in senso assoluto, nella maniera più importante, ma in fenomeni come l'immigrazione clandestina via mare, in tanti fatti di sangue che siamo riusciti a risolvere, così come tanti fatti che riguardano insomma, la popolazione, come dei furti di macchine, che è uno dei problemi della nostra realtà, ma anche ai scippi, rapine. Abbiamo realizzato dei sistemi, vi abbiamo anticipato, di questo gruppo integrato che c'è la divisione anticrimine di aggressione patrimoniale, proprio perché riteniamo che questo sia uno delle attività precipue della Polizia di Stato, quello di aggredire i patrimoni illecitamente acquisiti dalla criminalità organizzata, ma anche un'unità anticorruzione che serve a affrontare il fenomeno della corruzione nella pubblica amministrazione. Saldi gonfiati a Messina, 26 negozi controllati, multati 4 negozianti dalla Guardia di Finanza. In vetrina un cartello promuoveva saldi fino al 40%, ma in realtà su alcuni capi d'abbigliamento lo sconto rispetto al prezzo originario era solo del 15%. E quanto scoperto dalla Guardia di Finanza in 4 negozi del messinese nell'ambito di una vasta operazione di controllo. In alcuni negozi, secondo quanto rilevato dalle Fiamme Gialle, sarebbe stata applicata una riduzione fittizia del costo rispetto a quella reale, traendo così in inganno i clienti. Le 26 ispezioni sono state effettuate soprattutto all'interno di negozi di abbigliamento e calzature situati sia nel centro della città peloritana che in periferia ed hanno permesso di comminare in 4 casi a carico di altrettante persone sanzioni amministrative per circa 15.000 euro. Tutti gli altri decreti entrano in vigore automaticamente, ma quelli che riguardano il personale no. L'assessore regionale alla funzione pubblica Luisa Lantieri chiarisce alcuni aspetti delle nuove misure varate dal governo Renzi, fra cui quella sui cosiddetti furbetti del cartellino. Abbiamo approfondito l'argomento con un rappresentante della funzione pubblica della CGIL. Sentiamolo al microfono di Francesco Lamiani. L'assessore, con dichiarazione sulla stampa, ritiene che questa è una norma che deve essere recepita dal governo regionale. Noi come organizzazione sindacale riteniamo che queste norme già ci sono scritte nei contratti e danno la possibilità al dirigente e ai vari funzionari di poter operare per eventuali sanzioni o licenziamenti per chi non si attiene un po' alle regole che sono legate un po' alla timbratura del cartellino o si assente in maniera ingiustificata dall'ufficio. A Renzi chiediamo basta annunci e applichiamo le norme che già sono riscritte nei contratti. Parliamo adesso della festa di Sant'Agata, in particolare delle candelore, della loro sicurezza. Normale che tutti gli anni bisogna fare un piccolo lavoretto nelle candelore per essere ancora più sicuri. Allora, siccome sono fatte di legno le candelore, piovendo si possono benissimo avere problemi. Il comune sono andato a controllare tutte le candelore, hanno fatto alcuni lavori anche a Tricieri. Quest'anno come sicurezza va benissimo, 100%, nessun problema anche per la popolazione catanese e possiamo stare tranquilli. La storia di Sant'Agata diventa un fumetto, oggi la presentazione a Catania, sentiamo Marco Zappalà. Il libro Agata, storia di una santa, è stato presentato stamani presso la Basilica Collegiata di Catania e racconta la città ai tempi della Santuzza, la sua vita, i martiri e le torture subite dalla giovane Agata. Proprio come se si stesse raccontando le avventure di un eroe della Marvel.
A presenziare l'incontro l'arcivescovo di Catania, Monsignor Salvatore Cristina, che ha sottolineato l'importanza del libro soprattutto per i più giovani. È bello che sia le nuove tecnologie sia i mezzi, potremmo dire, tradizionali siano valorizzati anche per fare conoscere questa ragazza, questa santa che ha tanto da dire anche oggi. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, vi ricordiamo di seguirci attraverso i nostri giornali online di riferimento, grazie per essere stati con noi, buona serata. Catania, capitale dei banchieri, e la vendita dei passamontagna si impenna!